È rimasto così anche il grandissimo portiere del Napoli, tifoso del Napoli, persona doc che ha accettato il nostro invito pur essendo con il cuore a pezzi, Pino Taglialatela. Ciao Pino, buonasera e grazie. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io ti rubo così un minuto per un ricordo doveroso. Tante volte abbiamo parlato con te e ho parlato con te di Maradona. Vorrei mettere in luce, al di là degli aspetti tecnici che sono, voglio dire, insuperabili, inarrivabili. Giustamente Vittorio Sgarbi ha detto, così come Caravaggio per la pittura era ed è inarrivabile, Maradona lo è per il calcio, per la sua arte. Ti chiedo un ricordo di Maradona uomo, mai troppo celebrato per la sua generosità e umanità. Addirittura pensa che le suore del convento di clausura dei Camaldoli hanno esposto una bandiera azzurra e hanno detto: Maradona sappiamo che ha fatto tanto per i bambini di Napoli. Scusa, No, ma prego, sono un giorno Pino. particolare. Lo E so. adesso ho visto un po' le immagini di Diego quando faceva la cosa che a lui più piaceva fare, no? Giocare a calcio e creare cose incredibili. E per me, ecco, è stato più che un fratello, perché mi ha fatto capire che cosa vuol dire essere un grande uomo e avere un grande cuore, oltre ad essere il grandissimo campione che è stato. Ci sono degli episodi che io ho raccontato già diverse volte, al di là del fatto che credo l'abbia raccontato anche Moggi. Sempre in questi giorni su un giornale che lui mi fece Il praticamente contratto. aumentare l'ingaggio. Sì, ma al di là del fattore economico fu proprio una questione di affetto, perché Certo. sono cresciuto con loro, mi ha subito preso sotto la sua ala protettrice. E quindi con lui ho sempre avuto un rapporto di affetto enorme, al di là del fatto che per me, che sono sempre stato tifoso napoletano, il giorno che è arrivato a Napoli, potete immaginare che cosa è successo diciamo, nel mio essere tifoso, come tutti i tifosi del Napoli. E poi c'è un episodio che io non ho mai raccontato. Era una partita del 22 dicembre dell'85, Napoli-Avellino, se non sbaglio. Praticamente dopo c'erano le festività di Natale, io andavo sempre a San Paolo la domenica perché prima non esisteva il terzo portiere, però c'era il Castellini che mi aveva già inserito nella prima squadra, mi allenavo sempre con loro e mi portava al San Paolo a vedere le partite del Napoli in casa. Poteva succedere con un imprevisto con un portiere, quindi ero sempre lì pronto a disposizione. Finì la partita, se non sbaglio, finì 1-0 il Napoli con l'Avellino e poi era praticamente il periodo che tutti quanti partivano per le vacanze di Natale. A Socavo, nella parte c'erano diciamo, due palazzine, se vi ricordate, no? Ecco, Una parte dove vero. si mangiava e sopra E poi c'era la c'eravamo noi foresteria. del settore giovanile e poi dall'altra parte c'era diciamo tutto il convitto della prima squadra. Diciamo era deserto, c'era solo Chef Maresca, c'era Tommaso Starace che all'epoca Il cuoco. faceva il cameriere prima che poi dopo l'anno dopo è andato giù a fare il magazziniere e siamo rimasti praticamente io e un giocatore di Mantova sempre del settore giovanile che fu convocato anche lui in quella partita, Lampugnani. Io rimasi a Soccavo perché potevo anche andare a casa perché io a Ischia prendevo un traghetto e andavo, però sono rimasto con lui per fargli compagnia perché era rimasto solo lui la sera, rimanendo insieme e stavamo mangiando. E a un certo punto, mentre si mangiava, arrivò Diego con tutta la famiglia perché venne a prendere praticamente un po' di cibo, un po' di panini che lo chef gli aveva preparato per fare il viaggio da Napoli a Roma che poi si imbarcava per l'Argentina. Ci vide e da lì, no, non per dire niente degli altri calciatori,
vennero quasi tutti quelli della prima squadra, chi doveva prendere le cose, salutarono e andarono via. Però Maradona ci venne vicino, venne vicino al nostro tavolo e disse: che fate qua? Come mai siete ancora qua? Non andate a casa? E io gli dissi: dico, io domani vado a casa perché sono a Ischia, sto facendo compagnia a questo nostro amico Lampugnani, perché lui deve partire domani mattina col treno, e prima non c'era il treno veloce, non c'era l'alta Certo, velocità, certo. e quindi praticamente si metteva praticamente una giornata per arrivare a Mantova, se non sbaglio. E Maradona ci guardò e disse: aspettate un momento. Chiamò Gigi Pavarese, che all'epoca era segretario, e fece organizzare, cioè lui doveva partire per Roma, fece organizzare il viaggio a questo ragazzo per farlo arrivare a casa in aereo, per non fargli perdere la giornata di festa, sia all'andata che al ritorno. Quindi gli ha concesso un giorno e mezzo più di Incredibile, vacanza a incredibile. questo ragazzo. Quindi. E al di là che poi ci fece anche un regalo, però è così. Diego era così, Davvero. era grande. Incredibile. E poi mi arrabbio perché quando poi sento dei personaggi che parlano, Minuscoli, Pino, sono personaggi minuscoli, non vogliamo neanche tenerli in no, va considerazione, bene, perché che ne non sanno va loro? bene Che ne sanno? perché tutta la vita lo hanno denigrato. Ma È vero, lui è non ha vero. mai fatto male, ha sempre solo fatto bene, sia ai tifosi di tutto il mondo che Ha a fatto noi che male solo a abbiamo se avuto la fortuna. stesso, è vero, è così. Sì, Pino, io ti mando un però. grande abbraccio, grazie davvero. Ciao So Pino. che non è Grazie, stato facile per te. grazie Un abbraccio forte, a voi. Grazie. grazie. Scusate che mi sono dilungato, No, scusatemi. no, Buona bellissimo, serata. bellissimo. Grazie Pino, grazie. Bellissimo racconto, grazie a Pino Tagliatela.